Il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, avverte la Siria, l'uso di armi chimiche ci farebbe reagire duramente. Non possiamo tollerare una situazione in cui armi chimiche o biologiche siano nelle mani sbagliate, ha detto Obama. Siamo stati molto chiari con il regime di Assad e con gli altri soggetti coinvolti. L'utilizzo di queste armi per noi è una linea rossa. Ci sarebbero delle enormi conseguenze se dovessimo vedere dei movimenti o dovessimo constatare nell'uso. Questo cambierebbe la mia strategia in maniera significativa. Intanto però dal fronte siriano le forze che si ribellano ad Assad mandano a Washington un messaggio molto duro. Dagli Stati Uniti solo promesse non mantenute, nessun aiuto militare è mai arrivato. Lo stesso Obama, pur escludendo l'intervento diretto, aveva infatti dato il proprio assenso all'invio di materiale definito non letale, che però l'opposizione siriana starebbe ancora aspettando. E ad Aleppo si continua a morire. Ultima vittima una celebre giornalista giapponese, Mika Yamamoto, uccisa dalle bombe delle forze di Assad.